tried to get you all alone. It shouldn't be this hard when everybody's gone. And I said, hey, hey, you, me, talk now. This little town has had its day. The more things change, the more it still stays the same. And I said, hey, 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 you, me, talk now. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Benvenuti all'ora di Amadeus, stella della galassia 123 Stream, di molto somigliante ad Alfa Centauri, galassia che comprende anche quelli che Roy e il salotto della morgue. Iscrivetevi al gruppo 123 Stream, alla pagina All'ora di Amadeus, al canale YouTube All'ora di Amadeus, tutto attaccato, e invito anche la nostra ospite a farlo. E diventate i nostri followers sul profilo Instagram. Ma è venuta una grande attrice, Martina Maiolino. Buongiorno, salve. Ciao, ciao, ciao. Senti, la prima domanda sembrerà banale, però la faccio spesso agli attori. Che cos'è per te recitare, la recitazione? Allora, la recitazione è entrata prima di tutto a far parte della mia vita all'età di 8 anni, quindi è stata la prima delle 3 discipline, insieme al canto e alla recitazione, a far parte del mio percorso, quindi della mia vita. La recitazione è tantissime cose, nel senso che ti dà la possibilità di vivere tantissime altre vite, tantissime altre esperienze che forse in una vita sola non abbiamo tutto il tempo a nostra disposizione per poterle vivere. Quindi io la vivo, almeno io personalmente la vivo come la possibilità di vivere altre vite grazie ai personaggi e soprattutto grazie ai registi che ci indirizzano all'interno della vita del personaggio. Bene, bene. Senti, domanda curiosa: se tu ti trovassi ora, prima eri in macchina, ma sì, se ti trovassi invece su un treno, che magari gira attorno al raccordo anulare, no? E dovessi interpretare un ruolo, che personaggio ti piacerebbe? Allora, nella mia vita sono rimasta molto colpita dal bestseller La ragazza del treno con Emily Blunt, un film poi, insomma, che questo bestseller divenne poi un film. Sono rimasta colpita dalla protagonista, sono rimasta colpita dall'interpretazione, che la reputo veramente un'attrice a tutto tondo, oltre che cantante, è stata anche protagonista di Mary Poppins, in live action, quindi insomma è un artista a tutto tondo. È un tipo di film come il thriller che mi piace parecchio, quindi mi piacerebbe sicuramente interpretare il suo ruolo, quindi un ruolo di una ragazza che in seguito a una delusione amorosa prende questo treno, inizia a viaggiare e poi scopre delle magagne in una coppia e quindi cerca di capire quant'altro. Mi piacerebbe molto perché li trovo veramente interessanti, quindi questo sarebbe il personaggio. Senti, secondo te la poesia è teatro oppure è anche teatro? Ok, la poesia è teatro per me, in che senso? Ogni poesia racconta in un modo didascalico, non una storia, un rapporto, una situazione. Quindi ogni poesia, breve o lunga che sia, insomma, può essere riprodotta, può essere rappresentata. Quindi sì, per me la poesia è anche teatro, perché qualsiasi scrittura può essere poi riproposta in teatro. Poi il teatro comunque è la vita, per me è la vita, nel senso che il teatro veramente fa parte di qualsiasi nostra piccola o grande esperienza quotidiana. Secondo te vale per davvero in teatro, in cinema, fiction, comunque nei luoghi dove si recita il detto testa fredda e cuore caldo? Ok,
Più o meno, in che senso? Che cuore caldo? Assolutamente sì, 100%, se non di più, perché è un lavoro, perché vorrei sottolineare che fare l'artista, l'attrice, cantante, ballerina è un lavoro, quindi nasce da una passione, ma è un lavoro a tutti gli effetti. Serve sacrificio, dedizione, impegno economico che sicuramente è importante, supporto morale che possa essere familiare. O altro, quindi sì, cioè il cuore è il motivo per cui noi continuiamo a credere, nonostante, come in questo caso con la pandemia, continuiamo a credere che possa essere la nostra unica via. Quindi cuore caldo, sì, testa fredda anche perché ad essere troppo freddi, calcolatori e matematici, non funziona troppo con il nostro gioco, il nostro è proprio un gioco, bisogna sapersi immedesimare e questo lo fai solo grazie alla tua anima, alla tua predisposizione. Quindi la freddezza ti può portare a razionalizzare, come in questo caso con la pandemia, magari cercare di capire e ricominciare da capo, no? Però cuore caldo, io sono da cuore caldo. Sì. Senti, qual è l'esperienza teatrale che ti ha segnato di più? A me quella che incuriosisce maggiormente è la Divina Commedia nel tuo curriculum. Abbiamo gli stessi gusti? Sì, abbiamo gli stessi gusti, possiamo confermarlo. La Divina Commedia ha segnato un momento particolare perché è successo insomma poco prima della pandemia, quindi poco prima di marzo 2020, a cavallo fra 2019 e 2020. È stato un momento importante perché ricevetti insomma un ruolo importante come quello di Francesca, di Paolo e Francesca. Ci siamo impegnati tanto, abbiamo letto tanto, ci siamo documentati tanto. Io, anzi, poi ho iniziato un altro percorso che è stato anche parallelamente quello universitario, sempre in lettere, indirizzo spettacolo, per poter avere poi, no, l'aspetto sia teorico che pratico di questo lavoro. È stato sì, un ruolo molto importante, quindi mi ha segnato parecchio, soprattutto per lo spessore culturale, ma anche per la responsabilità. Non si può andare in scena senza sapere il perché, il per come e da dove si viene. Quindi sicuramente quello è stato importante, ma quello che mi ha proprio inondata di sentimenti è stato Evita, la storia di Evita Peron. È stato importante, lì non ebbi un ruolo minore, anche perché lei è comunque una donna, io avevo 22 anni, quindi insomma non ero proprio all'altezza del ruolo, anche sotto l'aspetto insomma dell'età. Mi ha segnato perché è una donna veramente importante, quindi Sì. poter avere la fortuna di captare e vivere in quella circostanza, soprattutto poi in una situazione come il Comunale di Bologna, che rappresenta in Italia uno dei teatri più importanti, no? Insieme alla Scala, è veramente stato importantissimo. Senti, tu canti anche, ah, la strada lunga perché arrivi da Ti lascio una canzone come corista, Sì, se non sbaglio, no? avevo E 18 anni. avevi 18 anni, Piccolina. sì, una bambina, effettivamente. Cosa rappresenta per te cantare? Allora, è stato un po' sempre forse il mio difetto, nel senso che cantare non l'ho mai vissuto, non ho mai utilizzato questo mestiere, comunque questa forma di rappresentazione fine a se stessa. Per me è sempre la recitazione alla base di tutto, perché se si canta ma non si interpreta rimane qualcosa di freddo, se si balla ma non si interpreta rimane una buona tecnica in entrambi i casi, ma senza far passare un messaggio. Quindi comunque per me la recitazione è alla base di tutto, il canto è un altro modo per poter esprimere qualcosa. Poi l'ho sempre abbinato nel musical, quindi ho sempre dovuto ballare, cantare e recitare, quindi per me non esiste una cosa senza l'altra, non riesco a viverla a settori, per me è solo un insieme di varie discipline che portano al risultato e al messaggio per il pubblico. Senti, ci illustri in sintesi la tua carriera.
Allora, io iniziai a 8 anni a studiare con i primi spettacoli, diciamo, nella mia città, e poi ebbi Che è? la Che è? fortuna. Ricordiamo che È Roma, è quindi Roma, insomma, è Roma. No, ma voi la romani capitale. ogni tanto vi vergognate, no? È tanto bella Roma. Sì, Roma è bella. Roma devi o l'ami o la odi, nel senso che non ci sono vie di mezzo. Sicuramente se ci vivi, ci cresci e tutto quanto, la vivi diversamente. Per un passami il termine, per uno straniero che si trasferisce a Roma, ecco, vive un momento di crisi mistica, però. E io l'amo e quindi sì, sono nata, ho fatto i primi passi qui e poi ebbi la fortuna, come dicesti tu, di intraprendere avere l'esperienza, ti lascio una canzone come corista. Dopodiché ho detto, ok, voglio però specializzarmi, voglio avere quel quid in più per poter essere anche riconosciuta, e quindi mi iscrissi alla BSMT di Bologna, la Bernstein School of Musical Theatre, diretta da Shona Farrell, una canadese doc che per lei la disciplina e il rigore è anche di più del talento, come è giusto che sia. Quindi sono stati 3 anni in cui passavo 14 ore al giorno in accademia. Non avevo tempo per fare nulla, però sono uscita fuori sicuramente più forte, quindi mi diplomai nel 2017, mi diplomai con merito lì e iniziò la mia prima tournée, quindi la tournée proprio quella professionale per intenderci, no? E quindi è stato poi un percorso che insieme al Robin Hood, quindi che è stata la prima esperienza, poi c'è stato il Principe Ranocchio, ci sono stati altri eventi insieme ad agenzie di Roma, quindi dinner show, spettacoli, la Divina Commedia, ci sono state tante altre esperienze fino purtroppo al Covid. Quindi Certo. insomma, poi c'è stato questo blocco che ancora è da capire se c'è una ripresa o no. Senti, a proposito di ripresa, mandiamo il contributo di alcuni nostri amici. Bene, hai citato Robin Hood, parliamo di Robin Sì, Hood. Robin Hood è stata il primo contratto che firmai ancora prima di diplomarmi, quindi mi diplomai nel luglio del 2017, a settembre già, insomma ero in tournée. Partii come ensemble, quindi come danzatrice e corista, quindi insomma una ballerina che canta, come giusto che sia, perché il musical prevede 3 discipline e 3 discipline devono essere. Quindi partì come ensemble, ebbe la fortuna poi di interpretare il ruolo di Lady Marian, quindi anche se sono mora, avevo una parrucca bionda, ma comunque ho avuto questa possibilità, è stata veramente importante perché iniziai ad avere le prime responsabilità, no? Cioè, tutti nel mondo del teatro hanno tante piccole responsabilità, però avere un ruolo principale sicuramente porta con sé delle Sì, responsabilità maggiori. so cosa vuol dire. Sì? Sì. Allora Sì. faccio l'intervista a te. E poi niente, perché ho avuto la fortuna, ecco, di lavorare anche poi in altri spettacoli con Manuel Frattini, Manuel Frattini, sì. il primo e l'unico performer in Italia che veramente è stato
infinito, cioè non si può definire, nel senso umanamente era una persona unica, sempre disponibile, alla mano, presente, divertente, nell'ambito professionale non, aveva sempre una soglia sotto il quale non andava mai, quindi c'è lo standard, quindi quella giornata in cui giustamente facendo 9 repliche a settimana si accusa, no, la stanchezza. Ma c'era sempre quella soglia in cui sotto il quale non si poteva andare, e lui era una persona che sapeva dimostrarti la professionalità, l'umiltà e soprattutto l'amore che c'è all'interno di una compagnia. Grande. Beh, e invece io curiosando nelle tue vicissitudini teatrali, mi è accaduto l'occhio su Titanic, cioè Titanic. Ah. Titanic, sì, Titanic con una produzione BSMT, produzione BSMT che è stata impegnativa sempre al Comunale di Bologna con l'orchestra dal vivo, direttori musicali, un'orchestra infinita, importantissima, professionisti che veramente hanno dedicato la loro vita a questo mestiere, come giusto che sia. Questo io dico sempre, che questo non è un lavoro che scegli, ma è il lavoro che scegli te. Quindi tu sei obbligato a sposare la causa e a portartela dietro per tutta la vita. E Titanic è stato importante ovviamente perché è un colossal, tutti lo conoscono, tutti l'hanno visto, musiche importanti, difficili, che hanno veramente impegnato 4 mesi della nostra vita nell'elaborazione di questo risultato. E ringrazio ancora il cielo di averlo fatto, perché sono stata a contatto con persone che veramente hanno uno spessore artistico e professionale infinito. Ci racconti quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, i miei progetti futuri in realtà sono svaniti, in che senso? Io sarei dovuta partire a settembre con una tournée di operette qui a Roma e in giro per l'Italia, con la collaborazione del Quirino, quindi insomma c'erano i presupposti per partire, purtroppo la pandemia non ci ha permesso di dare inizio a questa avventura. Abbiamo posticipato a gennaio, ma purtroppo i teatri, le nuove produzioni, quindi i nuovi progetti, non sono ancora, sono un po' restii nel comprare lo spettacolo, giustamente, perché se continuiamo con queste paure, con queste percentuali e la presenza e la non presenza, sicuramente il teatro fa un po' fatica ad andare avanti, e l'abbiamo posticipato un'altra volta. Speriamo, insomma, possa essere la volta definitiva, perché anche lì io ho proprio la necessità di tornare in teatro. Adesso mi sto un po' destreggiando con gli eventi, e quindi per adesso tamponiamo così. Sicuramente la mia realtà è una realtà teatrale. Ho iniziato anche un percorso di doppiaggio, quindi adesso insomma dobbiamo, ecco, ritornare un po' sui nostri binari e continuare questo percorso. Due domande ancora. Una è come possiamo rintracciarti sui social? Allora, tramite Facebook, quindi con Martina Maiorino, e Instagram sotto il nome di Matrioska, o nel Matrioska, esatto, oppure Martina underscore Maiorino. Bene, bene. Senti, adesso io ti metto in primo piano. No. Ok. Oddio. E ci dici. Sì. Come spiegheresti una produzione come la nostra, allora di Amadeus, a uno sconosciuto? Ok. Allora, di Amadeus è una realtà. È una produzione che punta a mettere in risalto quelli che sono, secondo me, gli aspetti giusti dell'Italia. Nel senso, gli aspetti che ci fanno ancora brillare, nel senso che noi siamo un paese che veramente può puntare sull'arte, sulla cultura, sull'intrattenimento, quindi su tutte quelle sfaccettature che possono solo che veramente dare ancora più spessore al paese. Io ho avuto la fortuna oggi di poter scambiare 2 chiacchiere con loro, quindi io invito le persone che sono all'ascolto di continuare a seguirla,
perché è un modo per potersi anche riconnettere a quello che è veramente importante. L'arte, la cultura, il teatro, il cinema sono le fondamenta di questo paese. Da anni, quindi ce lo insegna proprio la storia del cinema, noi siamo conosciuti a livello mondiale per i capolavori che abbiamo fatto, e loro sono in grado di poter sottolineare a livello di musica, letteratura, cinema, teatro, quelli che sono gli artisti che hanno contribuito a questa crescita, a questo percorso. Quindi seguitela e veramente vi troverete bene. Grazie Martina, Grazie grazie a te, grazie a te infinitamente. Luca. Grazie. Exótica.